Carissimi fratelli e sorelle, sono commosso. E una piccola riflessione, perché ricordo proprio oggi, quando Papa è venuto prima volta in Polonia nel 1979, abbiamo avuto a Cracovia un incontro con lui. E ricordo bene questo incontro, anche assomigliava a quello di Roma, perché Papa ci ha detto quella frase che ha ripetuto: "S kim przestajesz, takim się stajesz". Importante con chi stai, con chi sei amico, perché tu assomigli a questo amico dopo. È importante che tuo amico diventerà Gesù. Quando tuo amico è Gesù, tu diventerai simile a lui. E quello che è molto importante, specialmente per i giovani, Papa ha detto: guardate che dovete cercare il senso della vita, perché gioventù, questa età della gioventù, è cercare senso della vita per dare vero significato a tutte le azioni che svolgi nel futuro anche. Avere questo senso. E solo Dio ti può dare questo vero profondo senso della tua vita. La materia, i soldi, la ricchezza non ti danno questo senso della vita più profondo per niente. E per questo hai bisogno di Gesù. E Gesù è veramente tuo amico. Lo scopo allora della vita per i giovani, non solo per i giovani, soprattutto per loro, è trovare questo amico che non tradirà mai, che ti starà sempre vicino. Perché lo scopo della vita è la santità. E Papa ha chiamato la santità come crescere nella bellezza e nella bontà. Ha ricordato che gli antichi greci ripetevano questo scopo per i giovani da raggiungere: sì, aner agatos, allora uomo buono, e aner kalos, uomo bello. Calogagatia, bontà e bellezza insieme ti porterà alla santità. Allora, più bello scopo della tua vita. È importante cercarlo e fare lo sforzo, esigere da sé. Papa ha ripetuto queste parole: anche se adulti non esigono da voi, voi dovete esigere proprio voi stessi, di esigere, ecco, da sé, di fare la vostra vita qualcosa di bello. E poi Papa ha detto ancora una cosa: cercare, trovare Gesù vuol dire mai cessare di cercarlo. Importante, devi capire che Gesù devi cercare per tutta la vita, perché lui è Dio, tu sei piccolo uomo. Devi avere questa passione anche a cercare Gesù nella tua vita per trovare questo scopo e alla fine la felicità della vita. Perché Dio non ti toglie niente di quello che è bello e prezioso nella tua vita. Lui vuole soltanto quello arricchire con la sua grazia. Per questo non dovete temere Gesù, perché è vero amico per voi tutti. E poi, carissimi giovani, bisogna capire che Dio è Padre che ama e esige. Se Padre vostro non esige, vuol dire che non è buon padre, perché buon padre esige da un giovane, però lo ama. È importante nella vita capire che il padre vuole che il figlio cresce, che la figlia diventi ancora più bella, più grande, più matura. Per questo esige da noi. E per questo vogliamo anche ringraziare per tutti i nostri genitori, ha detto Papa, che ci hanno amato, ci hanno dato la vita, chiaro, ma che erano anche esigenti, perché vuol dire che, ecco, ti veramente amano. E poi voglio ancora dire alle suore che sono tre congregazioni: avete scelto Gesù,
cioè, Gesù vi ha scelto e poi voi avete risposto alla, a questa chiamata e siete le suore, allora le donne consacrate a Dio. E Papa ripeteva spesso per le suore, quando parlava con le suore o predicava le suore, diceva: ricordati, tu devi essere nella tua vita non soltanto povera, casta, obbediente, sì, sono i voti, però devi diventare madre. Per essere matura suora devi diventare madre, chiaramente spirituale. E questo è importantissimo. Ringraziamo voi tutti oggi perché ci avete portato questi bambini. Si vede che siete madri perché, ecco, sapete guidare questi bambini e sapete insegnarli, eccetera. E per questo noi tutti qui presenti voi diciamo grazie anche per il vostro ruolo che svolgete nella nostra basilica, nel santuario di San Pio. Per tutto questo Dio vi benedica.